Entri il trombettiere! marzo 1922, 101 anni più un giorno. Dronero entra nella storia dei carnevali perché un carnevale longevo come quello di Dronero direi che ne è pochi, vero signor sindaco? La vedo preparata. A inizio Novecento c'erano ben due testate giornalistiche, qua ringrazierei Sergio De Clementi che ha contribuito in maniera fondamentale a scrivere un meraviglioso articolo su Alpi Gozie. C'erano due testate giornalistiche, il Corriere di Dronero, Valle Mai, la Ulivana, il... La Fedeltà. E proprio su quest'ultimo che possiamo trovare... L'ho scritto 1850. La Fedeltà è il giornale di Cuneo, però. Io mi riferivo al giornale di Dronero. Era il Progresso di Valle Maira. Molto bene, ti vedo preparatissimo. Il Progresso, Valle Maira e Grana. E proprio sul Progresso troviamo lo scritto che testa che Dronero già allora aveva un carro allegorico. E a riguardo vi giuro che mezz'oretta siete fuori, però oggi non dobbiamo avere fretta perché è un'occasione veramente importante per parlare del carnevale. Marzo 1922, dal giornale Il Progresso della Valle Maira e Grana. Martedì, durante la giornata, andarivieni di mascherine più o meno eleganti, giocosità del mondo piccino e passaggio del carro del sociale, nuova ed encomiabile fatica dell'infaticabile geometra Belliardi. Il carro tirato dai buoi e seguito da un rimorchio sul quale si azionava una dinamo, generante la luce che lo illuminava. Figurava un piccolo castello da cui partivano le note dell'orchestrina del sociale. Giovanotti e signorine precedevano e seguivano il carro vendendo al pubblico una canzonetta carnevalesca. Alla sera, al circolo Edelweiss, si svolgeva la cena sociale con una cinquantina di coperti. E anche questo salmo finì nella gloria delle danze che si protrassero animatissime fino alle prime ore del mattino. Al sociale eguale entusiasmo e danze, danze e danze. O mia cara Brunet, sita viva e gioiosa, per sta gran ricurrenza ti te vestes da sposa. Sun tornati dal cielo, sul tornare la mia gente e il paese si infesta tutto in gran fermento. Paia lunga le calà con Ciro, Nello, i so due cavai, forza, anduma fe festa, riempiuma le strade. Tanti sun sinti al ciel a fe bella curnis, peludis paia lunga, sun con mi in paradis. E Giotto venga avanti, Giotto, Ciamblan, Pazzi, dame, Marchès, sento tanta emozione, trenta al cœur Druneres. Grazie a tutti i nostavi e a chi l'ha continuà a fe cres in la storia sta ridenta città. Bravo. Lui rappresenta Giotto, che fu un personaggio realmente esistito, classe 1949, una persona che va ricordata perché fu negli anni 80 l'autista di Gioanin Paialunga con la mitica Topolino.
Hitler. Ciao Carenzo, son contento, deve dire a si adrunè. Sta città sta drenta al cœur, a piasì de festeggè. E il paese le un'ora de avete ritruà. Se spartì un po' troppo in pressa, e in gran voi ti las lassà. Ma ora i sœurs, se spin ricordo, se sturnà tra un'ora e gloria, se snegmà in ti marcordi. Viva Enzo che da lassù, come paia lunga, ti vedranno. Per tutti quelli che sono stati, per tutti quelli che hanno contribuito affinché il carnevale venisse tramandato fino a oggi, noi ci sentiamo in dovere di fare qualcosa. Perché il carnevale è cultura, è storia e allegria. Quindi chiederei proprio a tutti voi e a voi più piccoli di tenerci a questa festa. Questa festa deve essere mandata avanti con tutte le forze. Quindi a riguardo ringrazierei il signor sindaco, l'infaticabile vice sindaco Mauro Arnaudo, che nonostante, lo voglio dire, tutti i problemi che ha avuto, non si è mai tirato indietro, è sempre stato in prima linea a darci una mano. Volevo ringraziare Emanuele Dio, che non lo vedo, perché è stato veramente fondamentale quest'anno per il carnevale, si è prodigato veramente in tutte le maniere. Volevo ringraziare tutte le maschere che sono intervenute, partendo dai cugini di La Roccia, Re Rocca e Gino Bruna. E a riguardo vorrei consegnare un poster di Gianni Paialunga sul suo carro funebre, ma deve essere di buon auspicio. Poi saluto i nostri gemelli di De Monte, che portano sempre il cuore. E Monna De Montina. Poi i nostri amiconi omnipresenti di Oltralpe, Langiofaite, un po' Zusì e un po' Lolà, oggi maschere del folklore della provincia grande, Cristina e Dante. Poi vedo i nostri vicini di casa di Caraglio, Guassumbo e Paolo. Ma non lo vedevo, non lo vedevo. Ah, molto bene, a Cecilia e Roldan. Lascio uno agli amici della Proloco. Nessuno, lo lascerei all'amico Sergio De Clementi. Grazie. No, questo è per Paia. Senza unghie, perché si mangia sempre mentre vengi con la carrozza. Intanto magari chiamerei il nostro re. Volevo ringraziare anche Umberto Briglione, che oggi è assente perché ha prestato servizio come re per ben 6 anni. Ma mandato di casa.
E volevo ringraziare il nostro carissimo nuovo re che si è insediato qua a Dronero, perché ha risposto in una maniera egregia quando l'ho chiamato. Sì. Ma vi sono onorato da questa carica, mi fai piacere da me. Bravo Stefano! Vi ringrazio molto, grazie, sono... Prima che mi commuove, lascerai la parola a questo punto alla regina e ai re, Dragoon e Dragonetto. Intanto sono arrivati gli amici di San Vigiano. Siete arrivati proprio in tempo per questa, diciamo, questa gigantografia. Grazie molte, grazie. Noi siamo naturalmente onorati di questa, come dire, di questa accoglienza, di questa cerimonia, del calore che ci hanno dimostrato anche gli amici, le maschere dei paesi vicini. Siamo smaniosi di avere le chiavi della città per divertirci tutto il giorno, dunque chiederei al sindaco se per cortesia ce le consente. Io vi posso dare i piani della città per oggi è tutta vostra, quindi divertitevi, fare se lo volete, non avete bisogno della chiave, no. Sicuramente, però io vi devo ringraziare, mi unisco a quello che ha detto Baiano, vi devo ringraziare tutti voi, tutte le maschere, quelli che arrivano vicini, perché comunque è un momento di allegria, è un momento di leggerezza e credo che ne abbiamo veramente bisogno. Vi ringrazio anche per quello che fate quando andate in giro nel caso di Bordo e quando coinvolgete i bambini, perché quello mi sembra che sia anche un momento importante per riuscire a portare un po' di gioia e un po' di allegria e poi di felicità anche a persone che invece non la riescono. Okay.